Ecco, pronti con il video? Ciao a tutti, siete nel canale Stefanone Metal Detector 24, dove si spiega un po' dei metal detector, si spiega un po' corsi sul metal detector, le bobine, le riparazioni, l'assistenza, un po' tutto. E dopo aver fatto gli ultimi due video, facciamo anche il terzo, della ricerca in spiaggia. Generalmente la ricerca in spiaggia battigia è libera, però attenzione, informatevi bene che non siano zone archeologiche, che non siano zone a vincolo e specialmente che non siano spiagge molto affollate, perché ci sono tante spiagge che adesso sono diventate anche la ricerca vietata. In tante spiagge è vietato andare a cercare, specialmente se sono spiagge molto affollate, dove quando comincia anche l'attività turistica dei bagnanti, dei turisti, bisogna informarsi bene. E una cosa importante, gli oggetti che uno trova in spiaggia, adesso se uno trova un euro, trova 50 centesimi, lì non si sa chi è il padrone. Ma se uno trova un anello d'oro, l'anello d'oro non è di chi lo trova, l'anello d'oro è sempre di colui che l'ha perso. Pertanto, se per caso magari sull'anello d'oro c'è un riferimento, c'è un nome, c'è una data, può essere una fede, può essere una fede, questo anello d'oro, orecchino o orologio, ad esempio uno trova un orologio abbastanza importante, c'è una matricola. Con la matricola di solito si riesce a risalire al proprietario, perché tutti gli orologi un po' importanti hanno la matricola e sono, quando è stata fatta la vendita, vengono registrati per la garanzia. Ovvio che se uno trova un orologetto di quelli cinesi economici da 4-5 euro, di matricola lì mi sa che non ci sia niente. Comunque, in spiaggia, ricapitoliamo, ci sono spiagge che ci si può ancora andare. Io a volte vado a fare un giro a Cesenatico senza disturbare nessuno, nella spiaggia lì in Battigi in mare, per fare i miei test dei metal detector, se sono stabili, se non sono stabili, se vanno a fondo nella sabbia bagnata, se vanno a fondo nella sabbia, tutto quanto. Ecco, anche prima di andare in spiaggia, informatevi che non siano spiagge vietate, specialmente quando c'è già la balneazione dei turisti, perché dopo magari vedono passare uno che stramazza destra e sinistra con certi metalli che non diano fastidio, eccetera. Informatevi bene e se qualcuno va nelle spiagge di libero accesso col metal detector e trovi qualche monetina, ti diverti, passa tempo, fai lo sport, gira di qua, gira di là. Ma se si trovano anelli d'oro, tipo anche orologi, importanti, dove c'è la matricola, tutto, uno non sono i suoi, sono di colui che l'ha perso, allora vanno consegnati la polizia, i carabinieri, l'ufficio di oggetti smarriti, sperando di trovare il proprietario. Altra cosa importante, se dopo un anno, mi sembra che dica la legge che se dopo un anno non si è trovato il proprietario, allora l'oggetto rimane suo. E nel caso che si trova il proprietario, mi sembra che sia anche una piccola ricompensa come gratitudine per il ritrovamento. Ecco, abbiamo detto anche questa notizia molto importante e abbiamo fatto la serie di video proprio apposta. Nel caso di ritrovamento di ordigni che sono pericolosi, chiamare le forze dell'ordine senza toccare e spostare l'ordigno è assolutamente non portare a casa ordigni perché sono pericolosissimi. Ricerca archeologica, evitare di andare in zone archeologiche segnalate, zone dove ci sono rocchette, castelli, vecchi cimiteri, parchi nazionali, informarsi che siano, prima di andare in ogni zona, informarsi se è di libero accesso e di libera ricerca o se è a vincolo. Naturalmente proprietà private, chiedere sempre al proprietario prima di andare dentro in casa altrui, hai capito? E quando si va in spiaggia, nelle spiagge libere che si può andare a cercare col metal detector,
se si trovano oggetti di valore come anelli d'oro, anelli d'argento o orologi dove c'è la matricola, non sono di chi lo trova, ma sono del proprietario e vanno consegnati all'ufficio oggetti smarriti dalla polizia, che dopo, sperando di trovare il relativo proprietario. Allora, con la legislazione, vi ricordo di iscrivervi al canale, perché al sito metaldetector24.com trovate i migliori metal detector, i migliori accessori, i prezzi buoni, e avete uno sconto che non vi fa male. Ciao a tutti!